Chiara Ugolini, Ada Rotini, Angelica Salis, Rita Menze, Giuseppina Di Luca. Questi sono i nomi delle donne uccise soltanto questa settimana in Italia dai loro partner o dai loro ex. In un anno in Italia sono morte più di 40 donne e nell'Unione Europea i dati ci raccontano di un femminicidio che avviene addirittura ogni 6 ore. E allora, può questa mattanza, perché di mattanza si tratta, essere ancora considerato un problema delle donne? Qui nel Parlamento europeo, in queste aule, nelle commissioni diritti delle donne, libertà civili e giustizia, pensiamo di no e riteniamo che questo immenso crimine contro l'umanità riguardi la definizione stessa della nostra civiltà. L'eliminazione e la cancellazione della violenza contro le donne è una delle sfide più grandi del nostro secolo. Noi dobbiamo affrontarla tutti insieme. Come? Per esempio attraverso una definizione comune di quelle che sono le sanzioni minime vincolanti per tutti gli Stati membri. Ad oggi tutto questo non è possibile. Non è possibile perché c'è un articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione, l'articolo 83, che specifica quelli che sono i settori del diritto penale in cui l'Unione può dire qualcosa di vincolante per gli Stati membri. Tra questi settori c'è il terrorismo, c'è il riciclaggio, c'è la criminalità organizzata, ma non c'è la violenza di genere. Allora io penso, e con me lo pensano tante colleghe, tanti colleghi, che sia per davvero arrivato il momento di colmare questa mancanza e di aggiungere la violenza di genere all'articolo 83. Per questo abbiamo negoziato un testo importante, io l'ho fatto come relatrice ombra per i socialisti e per i democratici, e questo significherà modificare, provare a modificare appunto quello che è previsto dall'articolo 83 ed affrontare finalmente la violenza di genere con un approccio che è globale, che è inclusivo, che è progressista. Noi vogliamo delle misure efficaci che contribuiranno alla violenza, alla lotta contro la violenza di genere, alla lotta appunto ai femminicidi in maniera assolutamente efficace. Siamo qui, come sempre, a difendere insieme ai diritti delle donne, i diritti di tutte e di tutti. Il testo, lo sapete, è stato approvato nelle commissioni competenti, ora dovrà passare a alla plenaria e voteremo appunto nel corso di questa settimana. La procedura non è semplice, è una procedura abbastanza complicata e per questo io chiedo a tutti voi, a tutte voi, di continuare a seguirci, di sostenerci, mantenendo altissima l'attenzione su questo argomento, a partire dal voto che avremo questa settimana qui a Strasburgo, nell'aula appunto della plenaria. Insieme io credo che possiamo compiere un altro passo, questa volta davvero importante, verso una reale uguaglianza e verso la lotta a ogni forma di violenza contro le donne.